Siamo nell'anno 1500, Giovanni Bellini è a Vicenza perché è chiamato da un nobile locale per dipingere una pala sulla tomba di famiglia. Giovanni Bellini era considerato il più grande maestro del suo tempo, venerato dai suoi colleghi e conteso dai suoi committenti. Era un pittore molto costoso, ma a Vicenza si trovava bene proprio perché trovava una committenza sensibile alla sua arte. Il battesimo di Gesù fu commissionato da Giovanni Battista Garzadori, un mercante di tessuti. Doveva adempiere a un voto, che era quello di andare in pellegrinaggio in Palestina e tornare a casa vivo. Non era una cosa così scontata all'epoca, questo perché è vero che i pellegrini si muovevano con dei lasciapassare, però il percorso era lungo e potevano essere aggrediti, uccisi, derubati, quindi non tutti tornavano. Una volta invece tornato a Vicenza, Giovanni Battista Garzadori decide di far raccontare proprio a Giovanni Bellini la storia del suo viaggio, con questo grande capolavoro. L'opera è divisa in due da una linea immaginaria, con al centro Gesù assoluto protagonista, rappresentato però in un atteggiamento di sottomissione che ha un'iconografia che risale all'epoca romana, quando si volevano rappresentare gli schiavi. È sottomesso all'autorità divina, così come lo sono tutti gli altri personaggi di questo dipinto. Innanzitutto Giovanni Battista, che si trova nella parte destra e che battezza Gesù con una ciotola che è sospesa esattamente fra la testa di Gesù e la colomba dello Spirito Santo. A sinistra vediamo tre bellissimi angeli, oppure, se vi piace di più, le tre virtù, fede, speranza e carità. Secondo la tradizione sarebbero le tre figlie di Giovanni Battista Garzadori, e infatti un pochino si assomigliano queste tre biondine. Qui Giovanni Bellini ci regala un vero tocco da maestro, infatti se si guarda bene si vede che il drappo rosso riverbera una luce che si riflette sul perizoma di Cristo. Non è questo però l'unico elemento che ci dice che questo dipinto è veramente di Giovanni Bellini. Infatti è il pittore in persona che ce lo dice. In basso, sotto la figura del Battista, si vede un cartiglio. Un pezzo di carta assomiglia un po' a quei pezzi di carta autoadesivi che si staccano sempre. Ecco, lì si vede proprio la firma Johannes Bellinus. Un po' come se anche il pittore avesse voluto mettersi sotto la protezione del Battista, un po' come aveva fatto anche il suo omonimo Giovanni Battista Garzadori. Più in basso un pappagallo osserva la scena. Normalmente nei dipinti di quest'epoca gli animali non venivano mai messi a caso. Questo è un pappagallo un po' speciale però, infatti si è posato lì dopo che Bellini aveva finito il suo lavoro. Qualcuno dice qualche anno dopo, qualcuno dice addirittura secoli dopo. Sappiamo che il dipinto è stato restaurato nell'Ottocento, quindi può essere che lì qualcuno abbia voluto trarci in inganno. Sicuramente ottocentesca invece è la parte superiore della pala. Si tratta di una ridipintura che si è resa necessaria perché c'erano state delle infiltrazioni che avevano rovinato la parte superiore dell'opera. La scena si svolge sul fiume Giordano e la riva del fiume è rocciosa, così come lo sarà il sepolcro di Gesù. Questo dipinto vuole indicarci la salvezza, che per i cristiani è il battesimo, ma è anche la resurrezione. Dietro la figura di Gesù vediamo l'acqua del fiume che tutto purifica e in secondo piano un paesaggio perfetto, un'idea di paradiso che però non ha molto di orientale, assomiglia un pochino ai paesaggi che si vedono in terraferma veneta, un paesaggio collinare. Questo semplicemente perché Giovanni Bellini non era mai stato sul fiume Giordano e quindi dipinge ciò che conosce. Di fatto inserisce delle persone che erano vissute altrove e in un'altra epoca in un mondo a lui contemporaneo. Anche qui ci vuole dire che una salvezza è possibile, sempre, per tutti, ovunque. C'è però un elemento orientale in questo dipinto che è quella palma in alto a destra dietro la figura di Giovanni Battista. Quell'albero rappresenta proprio il viaggio che era stato fatto da Garzadori in Terra Santa, questo perché quelli che tornavano dal pellegrinaggio a Gerusalemme venivano chiamati palmieri. Uno studioso ha detto che questo qui è il quadro più bello del mondo. Lo è veramente? Ma io non so rispondere a questa domanda. Dovete deciderlo voi, venendo qui proprio adesso che poi conoscete anche la sua storia.